Amiche, amici di Rossini TV, cosa ci porta una domenica mattina a Gabicce, ma non al mare, in Piazza Municipio? Ci porta un'iniziativa benefica di rilevanza nazionale. È una iniziativa organizzata dal Club Lions di Gabicce Mare, con collaborazioni che andremo a scoprire, per una finalità importantissima, quella di donare un'attrezzatura di altissimo livello al Salesi di Ancona. Ci faremo raccontare dalla viva voce di tutti i protagonisti di questa impresa, la possiamo definire così, tutti i dettagli, in modo da rendervi edotti, da raccontarvi un po' questa cosa della quale c'è di che essere orgogliosi da parte nostra e di tutto il territorio. Siamo con Agostino Vastante, presidente del Lions Club Gabicce Mare, che ha ideato, con alcune importanti collaborazioni di cui ci dirà, questa manifestazione così importante. A lui naturalmente chiediamo di parlarcene e di introdurci a quelli che sono i temi e gli argomenti che ci hanno portato qui di domenica mattina nella piazza Municipio di Gabicce Mare. Grazie a voi. Questo è un evento importantissimo per noi Lions. Oggi ci ritroviamo nella piazza qui di Gabicce. Ne ho scelto Gabicce perché siamo fatti noi fonte di ispirazione per accogliere questo evento, però è un evento che vede coinvolta la terza circoscrizione, la zona A, che comprende 7 club. Hanno aderito a questo progetto. Il progetto consiste nell'aver acquistato un microscopio confocale da donare all'ospedale Salesi di Ancona. Siamo enormemente orgogliosi e fieri di questo service, di questo progetto, perché donare uno strumento del genere significa regalare speranza di vita a bambini che in questo momento stanno soffrendo, a genitori che sono appesi appunto a una speranza, e come genitori e come uomini e come Lions appunto siamo veramente orgogliosi e fieri. È stato un impegno che è partito da Roberta Di Marco, presidente di circoscrizione, che ha voluto fortemente questo service. Quando me ne ha parlato l'ho condiviso subito perché, ahimè, ho vissuto in prima persona questa terribile esperienza, ho toccato con mano quella che è l'oncologia pediatrica, e quindi ho detto partiamo, cerchiamo di coinvolgere il più possibile. La Roberta Di Marco è stata formidabile nell'aver rintracciato imprenditori, aziende, in più l'associazione internazionale Lions, che è intervenuta con $100,000 in un lavoro che è durato tanto, però abbiamo raggiunto l'obiettivo. Oggi con noi avremo un rappresentante dell'ospedale Salesi, il professor Giovanni Cobelis, direttore della chirurgia, che verrà appunto a rappresentare il Salesi, a stare con noi, a condividere con noi questo progetto importante. I Lions sono capaci di fare tante cose, fatte bene, e appunto per servire la comunità nel miglior modo possibile. Io sono estremamente orgoglioso di questa giornata, di questo service, e andiamo avanti. E viva i Lions, e voglio ringraziare tutti i presidenti della zona A che mi hanno supportato quest'anno e hanno condiviso con noi questo progetto. Grazie. L'obiettivo è stato raggiunto, questa attrezzatura tecnica costosissima è stata acquistata, ma noi siamo qua e vediamo che la raccolta fondi continua, perché diciamo che non si arriva mai alla fine. Diciamo che i soldi non sono mai in più, come si suol dire. Sì, allora, l'obiettivo è stato raggiunto. Con quello che raccoglieremo oggi in questa giornata andremo ad acquistare delle parti integrative, oppure pensavamo alla formazione del personale che dovrà essere abilitato ad usare questo strumento. Quindi il Lions è sempre in movimento, il Lions c'è, e il valore umano fa la differenza. In questo caso bisogna proprio dirlo.
con il sindaco di Gabicce, Domenico Pascuzzi. Sindaco, una gran giornata, oggi un sole magnifico e noi invece di andare al mare stiamo in piazza, ma il motivo è molto molto importante. È molto importante, è un sacrificio che facciamo molto volentieri perché si sono unite tante associazioni per un unico obiettivo, in particolare questa iniziativa promossa dal Lions Club di Gabicce, di cui mi pregio anche di essere socio, ha indetto questa giornata per raccolta fondi per l'ospedale pediatrico, per la chirurgia pediatrica del Salesi di Ancona. Ci sono le nostre associazioni, l'Auser, che ringrazio tantissimo per il supporto che dà anche in questi momenti, tutti i commercianti che hanno contribuito a dare dei regali, perché poi ci sarà anche una lotteria e quindi col ricavato verrà devoluto completamente al Salesi. È una bellissima giornata, poi al mare ci si può andare anche oggi pomeriggio. Infatti non abbiamo paura di perderci la giornata di sole e di mare, c'è anche la possibilità di guardare qualche bella macchina, alcune Ferrari di passaggio e alcune Cabrio si sono fermate qua, c'è questa raccolta fondi con i premi, insomma il clima è quello di una grande festa. È una grande festa, abbiamo coinvolto anche questo momento, abbiamo unito le due cose perché c'è questo raduno oggi di Ferrari, Porsche, quindi ne abbiamo approfittato perché abbiamo detto chi ha una Ferrari magari qualche euro da donare ce l'ha, quindi qualche euro in meno, quindi no, ben venga, cerchiamo di dare il massimo e oggi è una bellissima giornata perché si fa beneficenza. Con Roberta Di Marco, che ha avuto l'idea lanciare questo service per l'acquisto del microscopio. Presidente di circoscrizione, ci spiegava che i Lions sono divisi in distretti e che la sua circoscrizione comprende tutte le Marche, per cui un bel bacino importante di club coinvolti in questo progetto. Sì, in effetti le Marche sono divise in due circoscrizioni, io sono la presidente di entrambe, ma sono stata coinvolta dalla circoscrizione quarta perché ha iniziato con loro tutti gli anni, ormai da 8 anni, organizzano una corsa che è chiamata Corri con Martina, proprio per si occupa tutto il ricavato di solito, solitamente ogni anno va destinato ad una innovazione riguardante proprio l'oncologia e l'anno scorso hanno pensato di destinarlo al reparto di oncologia pediatrica del Salesi. Si chiede in genere di che cosa hanno bisogno le strutture e è venuto fuori quest'idea è stato un sogno che è arrivato a conclusione, perché in effetti poi nell'arco dell'anno, perché il nostro è un anno diverso da quello solare, cioè dal 1 luglio al 30 giugno, subito sono stata investita e coinvolta in questa cosa. L'idea è stata quella di avere dei partner esterni, hanno ben corrisposto oltre a noi Lions naturalmente, insieme anche alla nostra fondazione internazionale che ha partecipato con $100,000. Questo ci ha permesso di arrivare a conclusione di poter riuscire proprio ad arrivare al costo e abbiamo fatto l'ordine per questo microscopio che è un'innovazione in ambito oncologico. Io mentre ascolto i miei ospiti, i miei intervistati, mi immagino sempre dall'altra parte chi ci sta guardando e mi immagino i telespettatori di Rossini TV che si domanderanno: accidenti, ma quanto costa questo microscopio? È una curiosità che possiamo svelare. Lo possiamo rivelare, supera i 200.000 euro, supera i 250.000 euro, li supera tranquillamente. Diciamo che anche la ditta ci è venuta incontro proprio per essere più vicino ai bambini. È stato scelto l'ospedale Salesi perché sappiamo che è un'istituzione nella regione Marche, quindi perché no aiutare i bambini? E devo dire che il cuore degli italiani, lo si dice sempre, lo si dice spesso, ma bisogna toccarlo con mano per capire che in effetti i bambini è il nostro punto debole e quando dobbiamo aiutare loro una risposta la otteniamo e l'ho potuto constatare personalmente, noi Lions l'abbiamo visto proprio con i nostri occhi, quindi
è stato una follia all'inizio, ma adesso che è tangibile, che è vera questa cosa, si sta realizzando, verrà posizionata nella sala operatoria, nel blocco operatorio del Salesi in settembre, perché ha bisogno di qualche tempo per essere per fornircelo, non l'hanno disponibile subito, altrimenti era già stato installato. Quindi sì, abbiamo anche sforato, vediamo di correlarlo con qualche altra cosa che ci proporranno, e vediamo che cosa quindi anche oggi servirà per il Salesi. Marco Droghini, presidente della zona A dei Lions, naturalmente guarda con grande soddisfazione al pubblico che si è radunato, le macchine, la situazione, l'atmosfera. L'unica cosa che non guarda con soddisfazione è il sole, perché ci ha svelato a telecamere spente di non essere proprio uno di quelli che si mette lì come le lucertole, però noi adesso per un attimo lo costringiamo a stare sotto il sole e a parlarci un po' delle sue sensazioni, del suo sentiment del momento, come si dice. No, oggi è una giornata meravigliosa, perché si sono riuniti qui a Gabice Mare i club della zona A della terza circoscrizione del distretto 108A Lions. Sono club che praticamente fanno sostanzialmente parte della provincia di Pesaro Urbino più Senigallia, che è della provincia di Ancona. E noi oggi ripetiamo un discorso di eventi che in questa primavera ci hanno visto protagonisti a Urbino, nel Salone del Trono del Palazzo Ducale. In quell'occasione noi abbiamo parlato di sanità marchigiana. Oggi usciamo da un ambiente, appunto, che in quel contesto era stato il Salone del Trono, usciamo in questa piazza, veniamo in questa piazza, ci riuniamo qui a parlare di oncologia pediatrica, che è un settore, un discorso che a noi ci teniamo parecchio a questo discorso. Ci lega molto, e oggi in questo contesto, per quanto riguarda l'oncologia pediatrica, celebriamo un successo, che è quello del microscopio confocale che sarà donato all'ospedale Salesi di Ancona. Noi a settembre, quando è stato presentato questo progetto, eravamo un po' scettici, perché veramente era un progetto ambizioso, però con la nostra forza, quindi con il nostro collante che abbiamo anche istituito con istituzioni e anche aziende, e grazie al nostro presidente di circoscrizione Roberta Di Marco, che lei è stato veramente colui che ha portato avanti questo progetto, che l'ha presentato alla zona, al distretto, siamo riusciti ad arrivare in questa occasione, in questa bellissima piazza, in questa bellissima giornata di fine primavera, e a celebrare appunto questo evento. Siamo con Yvonne Pagliari, che è testimonial AIRC nazionale per la ricerca, e che comunque non si tira mai indietro quando c'è qualcosa qua da fare a Gabice. Ha anche un libro in mano, insomma, alla fine il microfono lo lasciamo a lei, nel senso che noi lo teniamo ma lei parla. Buongiorno a tutti, io sono spesso presente e lo faccio volentieri a queste manifestazioni, essendo appunto testimone per la ricerca AIRC, però mi piace essere presente per sensibilizzare la raccolta fondi per queste grandi e importanti iniziative, questa in particolare dedicata ai bambini, e quindi spingo sempre molto a donare e donarsi per queste cause. Il mio libro in questo caso parla poeticamente alle donne di prevenzione e soprattutto di ricerca, e quindi come non partecipare quando mi chiamano il comune di Gabice, io corro. Perfettamente in linea, dicevamo, anche col posto, siamo come se fossimo in spiaggia, siamo del resto a pochi metri, l'abbiamo detto anche col sindaco, il tempo per la spiaggia nella giornata ci sarà, per adesso è il tempo invece dei buoni sentimenti. È il tempo di donare e di donarsi, come dico sempre, perché la vita è un dono che non può essere trattenuto e che deve essere assolutamente condiviso. Possiamo fare molto, con poco possiamo donare la vita, che è la cosa più preziosa. Facciamolo vedere bene alla telecamera questo libro. Questa inquadratura è interessante. Questa inquadratura è interessante, questa è la mia esperienza, è la mia vita, è il mio taglio, la mia cicatrice. E di cicatrici nella vita tutti ne abbiamo,
rimangono i segni, rimane il dolore, ma dal dolore si può evolvere e si possono raccontare storie molto molto belle. Col professor Giovanni Cobellis, direttore di chirurgia pediatrica del Salesi di Ancona, naturalmente siamo a chiedere qualche dettaglio in più su questa impresa, si può definire così, dell'acquisto di questo microscopio, di cui tutti parlano con tanto entusiasmo, ma di cui vorremmo conoscere anche qualche dettaglio tecnico-pratico. Sì, si tratta di un microscopio confocale che consente di fare un esame istologico anche in estemporanea con immagini che vengono inviate alla struttura di anatomia patologica in maniera digitale. Quindi significa che è possibile fare per gli anatomopatologi fare anche un esame istologico a distanza. Nel nostro caso noi siamo al Salesi, l'anatomia patologica a Torretto, e quindi abbiamo la possibilità di avere un servizio immediato, avremo la possibilità per i bambini, in particolare per i bambini con problematiche oncologiche. E in più queste immagini, la chirurgia oncologica, io mi occupo di chirurgia oncologica, tutte le strutture di oncologia pediatrica sono in Italia, sono in rete, è possibile anche mandarle in altri centri per poter avere una revisione e una valutazione per alcune patologie che richiedono una centralizzazione delle immagini. Quindi è un servizio importantissimo per noi. Un passo avanti, ci pare di capire, veramente fondamentale, di quelli che a chi non ne sa niente come me farebbe pensare e domandare come è stato fatto fino ad oggi. No, fino ad oggi è stato fatto in maniera semplice, più semplice, non semplice. Sì, è chiaro che tutto si fa, però è chiaro che poi c'è il tempo del trasporto del pezzo operatorio e quindi chiaramente questi tempi vengono abbattuti. La presidente di circoscrizione ci diceva che chiaramente quando si parla di bambini il cuore degli italiani e in generale di tutti quelli che vengono coinvolti in questi progetti si apre. Voi siete tutti i giorni a contatto con i bambini e con bambini in difficoltà e con relative famiglie. Come si vive la quotidianità? Sicuramente, insomma, io mi occupo di chirurgia pediatrica, anche di chirurgia oncologica. Diciamo, la parte oncologica è la parte più complessa e anche più impegnativa da un punto di vista umano. E quindi chiaramente viviamo la quotidianità cercando di fare il nostro meglio e soprattutto quello che in questo progetto ci aiuta molto è il fatto di vedere tanta gente. Non le istituzioni, non la politica, ma la gente proprio che ci segue, ci dà una mano, ci aiuta, perché la gente, i marchigiani, e questo è un progetto che è partito a San Benedetto del Tronto e oggi siamo a Gabicce, quindi il percorso è stato attraverso tutte le Marche dove abbiamo trovato un sostegno grandissimo e siamo proprio a dire questo, che avere l'aiuto e il sostegno delle persone, della gente, ci aiuta molto nel nostro lavoro quotidiano e quindi ci dà anche la forza di fare sempre meglio. Ci dicevano che addirittura la raccolta fondi è andata meglio del previsto e oggi continua, e insomma si possono fare altri e ulteriori passi avanti, si parla di attrezzature integrative, si parla di corsi, di cos'altro c'è bisogno, premesso che c'è sempre bisogno di qualcosa in più? Ma le attrezzature, oggi la tecnologia va avanti in maniera impressionante, insomma, per cui le attrezzature sono di attrezzature innovative. Ne vengono fuori continuamente, anche non so, proprio nell'aspetto più pratico chirurgico. Oggi abbiamo a disposizione anche la chirurgia robotica, noi ad Ancona facciamo chirurgia robotica pediatrica, per dire che i costi sono molto molto elevati, chiaramente, quindi c'è bisogno sicuramente di investimenti nella sanità, quindi chiaro, ho detto prima,
la gente ci dà una mano, ma poi è chiaro che le istituzioni, la politica poi deve fare quello che è la parte maggiore, perché il Salesi, parlo del Salesi dove lavoro, è una struttura costruita molti anni fa che richiede manutenzione, quella attuale, però immagino sappiate del progetto del nuovo Salesi che si farà a Torrette, lentamente sta andando avanti, però c'è bisogno di una spinta per far procedere la costruzione del nuovo ospedale in maniera più rapida. Siamo con Regina Alessandri, presidente della Commissione Pari Opportunità di Gabice e componente della Commissione Pari Opportunità regionale. Ho imparato tutto bene e adesso ti passo il microfono perché vorremmo far sapere ai telespettatori di Rossini TV come è coinvolta la Commissione Pari Opportunità in questo progetto importantissimo. Ma la Commissione indubbio è che aderisce a questo progetto perché sono progetti interessanti, belli, di sostegno a chi ne ha bisogno, sia come Commissione comunale che come Commissione regionale. Siamo vicini al Salese, abbiamo già fatto altre iniziative, stiamo raccogliendo fondi sostenendo l'iniziativa dei Lions, ne siamo orgogliosi e onorati, e quindi penso che quello che stiamo facendo questa mattina onori veramente tutto quello che stiamo facendo, tutto il lavoro che si sta facendo sul territorio rivolto a chi ne ha bisogno, a chi sta peggio di noi. La Commissione Pari Opportunità lavora perché le opportunità diventino sempre più pari. Ci stiamo riuscendo? Allora, su questo c'è ancora tanto da lavorare. Io è tanto che ci lavoro sulla pari opportunità, speriamo di poterci arrivare, però ancora la sensibilizzazione, insomma, ci sono tappe da superare e lavoreremo sempre per questo, perché appunto le pari opportunità siano veramente delle parità per tutti, con un rispetto che dobbiamo avere uno dell'altro, e solo così si può raggiungere la parità. La parità, secondo me, è rispettarsi. Questo credo che sia quello che noi dobbiamo sostenere e andare in cerca. È una questione culturale, ma la questione culturale si supera con il rispetto. Siamo con Patrizia Cappelli, presidente dell'Auger di Gabice. Patrizia, avete fatto un gran lavoro. Sì, è vero, sono contenta perché lo scopo era veramente molto molto importante. Noi, come ce l'hanno proposto, abbiamo aderito subito. La mia commissione ha subito detto sì. E quindi questa mattina alle 8 è partita da qui una bella camminata con tante persone che hanno poi comprato i biglietti famosi della lotteria per poter partecipare alla raccolta fondi per il Salesi, per l'acquisto di questo macchinario per i bambini malati di tumore. Quindi una cosa importantissima per noi, e ogni volta comunque che c'è bisogno, che l'amministrazione soprattutto di Gabice ha bisogno, noi ci siamo, perché secondo me bisogna proprio esternare, uscire, aiutare. Noi facciamo tante cose, soprattutto il trasporto di persone oncologiche, di persone ammalate che hanno bisogno di essere portate poi nei vari centri o ospedali. Abbiamo l'ascolto dove tanti chiamano anche per avere un attimo di confronto, di parlare, di sentire qualcuno. E poi facciamo tantissime iniziative. Il giovedì abbiamo proprio al Creo Beach un incontro di tutti gli anziani, di tutte le persone che si ritrovano per fare uncinetto, per giocare a carte, per giocare a tombola. Poi naturalmente la solita merenda. Adesso abbiamo il trasporto al mare, li portiamo, chi non può andare al mare, portiamo la gente al mare il mercoledì e il venerdì. E poi gite, feste, qualche festa.
e tutto il resto. Insomma, possiamo dire ai telespettatori di Rossini TV che quando c'è qualcosa l'Hauser c'è ed è operativa, perché è vero che bisogna inventare, bisogna creare, bisogna riflettere, però poi c'è il momento in cui bisogna fare. Sì, hai ragione, infatti l'Hauser fa, è questo che noi ci siamo ripromessi, di fare, di uscire, di stare in mezzo alla gente e anche con i giovani, perché abbiamo anche un gruppo giovani, abbiamo un po' ristrutturato l'Hauser, abbiamo fatto entrare appunto anche gente un po' più giovane che ha voglia, che porta più idee, iniziative. E partiremo con con la digitalizzazione, come si dice, perché tanti ancora il cellulare non lo sanno usare, quindi abbiamo bisogno di fare dei corsi anche di digitalizzazione. A settembre partirà questo corso. E abbiamo dei corsi di ginnastica dolce, abbiamo già iniziato quest'anno, lo riproporremo il prossimo anno, di yoga, e vediamo se riusciamo a fare anche qualcosa di ballo. Un altro tassello importante in questo lavoro che viene fatto per andare verso il benessere dei bambini, un lavoro importante, l'abbiamo capito e l'abbiamo testimoniato ancora una volta con le telecamere di Rossini TV.